Benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Paolo Zappatore di techpaolo.it. Oggi una puntata un po' diversa dal solito, non andremo a recensire alcun sistema operativo, non ci sarà nessun tutorial, ma vedremo come utilizzare alcuni comandi del terminale Linux per svago, per divertire gli amici o addirittura per fare qualche scherzo. Ovviamente non hanno alcuna utilità, però tra virgolette sono divertenti, almeno noi che utilizziamo Linux li possiamo avere. Ovviamente ogni riferimento a utenti Windows o Mac è puramente casuale. Chiaramente non andate via dal video perché vi ho messo una bonus track veramente spettacolare, qualcosa veramente fuori di testa. Non vi anticipo nulla perché è veramente un qualcosa di simpatico, ha richiesto sicuramente tanta pazienza da chi lo ha realizzato, ma di sicuro ne vale la pena riuscirlo a vedere. È chiaro che in alcuni casi le tracce audio sono state mutate perché non volevo correre il rischio di un ban da parte di YouTube per quanto concerne il diritto di autore. Come al solito, ti chiedo di mettere un like sul video. Iscriviti al canale e attiva la campanella, contributo molto importante per sostenere il canale. Ma non perdiamoci in chiacchiere, vediamo queste stranezze del terminale subito dopo qualche secondo di sigla. Iniziamo col primo comando. Allora, questo comando ci mostra al terminale una sorta di fuoco di un camino. Vediamo. AA fire. Ovviamente io non ce l'ho installato, quindi mi dice che il comando non è stato trovato, ma come al solito, essendo base Ubuntu, sul mio computer mi dà i comandi per poterlo installare. Quindi sudo apt install lib aa-bin. Mettiamo la nostra password. Installa i vari pacchetti, le dipendenze e proviamo da capo aa-file. Ed ecco qua che ci esce un fuoco fatto con caratteri ASCII all'interno di un terminale grafico. C'è chi dice che i treni passano una sola volta nella vita. In realtà noi possiamo far passare il nostro bel trenino ogni qualvolta vogliamo. Il comando per mostrare un trenino a terminale che tra virgolette cammina e anche animato è SL. Ovviamente anche io non ce l'ho installato. Per poterlo installare andiamo con sudo apt install SL. Se avevamo già dato qualche comando con sudo, lo esegue tranquillamente. Diversamente ci chiederà la password, metteremo la password e quindi completeremo l'installazione. Lanciamo nuovamente il comando SL ed ecco che il treno non passa più una sola volta. Ecco qui il nostro bel trenino. Ricordate la famosa schermata di Matrix dove le lettere cadevano e l'operatore riusciva attraverso quella schermata a capire dove si trovassero gli agenti di questo fantomatico sistema? C-Matrix, Matrix è il comando che ci mostra questa schermata. Ovviamente anche qui non lo abbiamo installato, quindi procediamo con sudo apt install C-Matrix. Ovviamente non ci chiede la password perché abbiamo già dato comandi sudo C-Matrix ed ecco che abbiamo la famosa schermata stile Matrix. E
e ora vedremo come dare voce al nostro computer attraverso il terminale. Esistono due comandi, say ed speak. La differenza di say, che dovrebbe essere voce normale, e speak dovrebbe essere una voce sintetizzata. Proviamo subito con il say. La modalità di scrittura è say tra virgolette salve ragazzi. Ovviamente non è installato, quindi sudo apt install, e ovviamente troviamo le istruzioni qua: new step trattino GUI trattino runtime, installazione dei pacchetti, confermiamo, e una volta terminato riproviamo a dare il nostro comando per vedere cosa si sente. Io nel frattempo alzo il volume delle casse. Salve ragazzi, questa dovrebbe essere voce normale, vabbè, secondo me è voce sintetizzata. Ridiamolo nuovamente. Allora, salve utenti di YouTube, mettete mi piace al video. Salve utenti di YouTube, mettete mi piace al video. Non è che si capisce granché, però voglio dire, funziona. Proviamo invece speak. La modalità è la stessa, fra virgolette, salve mondo. Ovviamente non è installato e abbiamo due possibilità per installarlo. Infatti ci dà due possibili comandi, noi utilizzeremo il primo. Quindi sudo apt install e speak. Confermiamo, proseguiamo e quindi proviamo a ridare il comando. Diciamo che forse questo è un po' meglio, vediamo con la stessa frase di prima. YouTube, mettete mi piace. Mi piace. Praticamente è configurata la lingua inglese, quindi la pronuncia lascerà un pochettino a desiderare. Però è interessante sapere che esiste anche questa funzione. Un altro comando strano che ho trovato è il comando yes. Questo comando dovrebbe permetterci di ripetere all'infinito una frase scritta fra virgolette sino a quando noi non premiamo la combinazione Ctrl C per terminare il processo. E vediamo subito, yes, salve mondo, diamo uno spazio finale per sicurezza. E questo comando è già installato, quindi come vedete ci ripete all'infinito la frase salve mondo fino a quando non premiamo Ctrl C per terminare il processo. Le cose che può fare un terminale Linux sono veramente incredibili, tra cui quest'altra che ho scoperto, che ci consente di vedere animazioni e musica attraverso il terminale. Il comando è molto semplice, bb. Ovviamente non è installato, procediamo all'installazione, apt install bb, decidiamo di installarlo ed una volta terminato lanciamo bb, attendiamo che sta calcolando. Ctrl C per terminare il processo. E ora una cosa molto simpatica: possiamo disegnare a terminale una piccola mucca che attraverso un fumetto dice quello che noi vogliamo. Per installarlo è sudo apt install covsay. Completa l'installazione,
e andiamo col comando cov say tra virgolette ciao ragazzi, ed ecco che ci appare la nostra mucca terminale con il fumetto ciao ragazzi. Soffri di solitudine? Vorresti un animale domestico ma non lo puoi avere? In aiuto ci viene Oneko. Allora, installiamo innanzitutto Oneko e vediamo le varie modalità di funzionamento. Sudo apt install Oneko. Ovviamente non ci chiede la password perché sono già più sessioni che stiamo utilizzando col sudo, quindi lui sta andando in automatico. E ora incominciamo con oneko-tora. Ed ecco che c'è un piccolo gattino che ci segue. Non so se lo riuscite a vedere. E ovviamente una volta che raggiunge il mouse, il puntatore del mouse, lui si accuccia e aspetta. Diamo CTRL C per uscire e in questo caso anziché dare Oneko Tora diamo Oneko Dog e ci spunta un simpatico cagnolino. Anche lui insegue il mouse, quando lo raggiunge si accuccia e attenda che noi ci muoviamo. Per uscire da questa modalità basta premere CTRL C e il comando viene terminato. Ed ecco un comando totalmente inutile ma veramente simpatico. Vi cerca l'FBI, la polizia, i carabinieri? Abbiamo il comando RIG che ci aiuta a cambiare identità, quindi sudo apt install RIG. Installiamo il software e ora guardate cosa accade. Lui ci dice che possiamo cambiare identità utilizzando il nome Harley Santiago 150 Brandy Run e così via. Vediamo un'altra identità e così via. Ci crea una serie di nomi, cognomi, indirizzi con numeri di telefono ovviamente oscurati perché non sono reali ma sono fittizi, per cambiare identità. Magari può tornare utile per qualche gioco di ruolo. Qualche minuto fa abbiamo visto come il CovSay ci disegna a terminale una mucca con all'interno un fumetto dove viene scritto quello che noi passiamo all'interno del comando. Esiste un'altra modalità, XCovSay, ovviamente non ci ho installato neanche questo, sudo apt install XCovSay, installiamo il pacchetto, confermiamo con il sì e quindi diamo il comando xcovsay ciao mondo ed ecco che ci appare la nostra mucca grafica. E ora quello che andremo a vedere non è un vero e proprio comando ma una connessione telnet, ma ve la mostro perché un folle, qualcuno che sinceramente probabilmente non aveva nulla da fare, ha riprodotto un intero episodio di Star Wars praticamente animandolo in una finestra terminale con caratteri ASCII. Quindi non è un comando, è una connessione telnet. Ovviamente l'indirizzo ve lo lascio giù in descrizione. Quindi cosa augurarvi? Buona visione!
Come avrete potuto notare, sono comandi che non hanno alcuna utilità nella vita reale, però è divertente ogni tanto giocherellarci e magari fare anche qualche scherzo a qualche collega, amico o familiare. Una cosa è sicura, che chi utilizza Linux certe cose le può fare, chi utilizza altri sistemi operativi, ahimè, purtroppo lo prendono e se lo tengono così com'è.